Amici di Tele Vignole, bentornati a Magnar Ben e Spender Poco. Cambia le stagioni, cambia il tempo e quindi anche quando si magna bisogna stare dritto. Ancora, per esempio, le 7 di maggio è chiaro che va di fuori, che temo si foni ancora che scada, bisogna magnare qualcosa che sia. Che vaga Drio a questa stagione. Quindi è freddo, piove, niente incontro ancora un altro inverno, che vuole roba che scalda, che vuole roba che no, piatti che non sanno né di mine, né di quell'altro, che vuole piatti che scalda stomaco. Allora mi propongo ancora la peverada con la Luganica fresca, che non la va confusa, mi dischi. Con la pera, veneta, che è quella che è un'assassina che serve per i bolliti, no, la peverada trentina con la Luganica fresca, lei è un'altra roba. Vi farò vedere subito quel che serve. Se vai fuori, allora, mezza sigola, bionda, vis, poi è spic de ai. E poi le se voi perché mi vedo tutte all'incontrario, quindi vi dico subito: sto qui le per doi e vuole olio de gombe. E dopo me la smettega, che vuole mezzo litro di brodo. Potete farlo come volete voi: col dado, col pollo, con le verdure. Insomma, l'importante è che sia brodo. Ecco, lascio lì un attimino. Allora, sì, state attenti. Insomma, pever, pever non può mancare perché è la base di questa ricetta qua. Boh, allora, peverada con la Luganica. Intanto c'è la sigola bionda e la fede vetrana col più bionda dentro nella padella con l'olio. Olio del Nose, ho scritto, del Garda, dell'Alto Garda, meglio ancora se di Vignole o di altro, comunque olio del Nose. Dentro allora sta sigola bionda con il spic de ai, nell'olio, nella padella e fede, scusate, l'hai ben schizzata, eh? No, dentro così, schizzata con qualcosa, martello, quel che è. Dentro nella padella e fe imbiondire la sigola, cioè no con l'acqua ossigenata, che abbia un colore insomma diverso da quel che l'aveva quando le mezzò. Poi, intanto, a parte, prepara il brodo. Brodo come vuoi dire, potete farlo come volete voi, anche col dado fai con fretta, tac, mezzo litro di brodo e via. Tanto prepara in banda. Poi, tole via, quando è ora, tole via l'ai, che srasa mai anche un po' sul nero, e gli butta dentro il pangratà. La sento stare il pangrattà dentro questo marasma, stai attenti che non diventa nero che si brucia, insomma, perché sennò le brucia è un'altra ricetta che ho già dato. Dopo mette dentro quindi il brodo serve per tenere a un sto tutto. E stai attenti che la peverada non è una minestra, non è neanche quel che dice italiani una zuppa, lei è qualcosa che dopo vi spiego cosa che serve, ma non è neanche la mosa, è una roba, una via di mezzo, non deve essere né massa liquida né tipo budino, ecco. Dopodiché, quando lei ha comincia col pever, il pever, mi raccomando il pever, perché se no non si sa mai la peverata, pever neger, e zucchero vaga, poi dipende da voi, per piace che vi ciappa la bocca che dopo dove andare, chissà dove, e vi piace l'esercizio, comunque pever, zo. E mette zucchero al formai, i pugnetti di formai grana, tanti lo fanno anche col pecorino, cioè basta che non fai col gorgonzola o con la mozzarella, insomma, cioè l'importante è formare grana, dai, di gente.
A quel punto, olio di gomme, girare, 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 occhio che non si brucia, zolbrodo perché non si brucia, la luganica. Tanti la luganica fresca e la butta dentro, disegnate a metà delle cotture dentro questa padella, così lascia cosa in mezzo e la libera il grasso. Tanti gli dice che è meglio dare una scottata a una banda e buttarla a zoli 5 minuti prima, in modo che non diventa poi un pastrocio. Allora, mi raccomando, occhio gli ingredienti e via che la vaga, perché bisogna scaldare e stomaco. L'inverno non è neanche finito, anzi, è sta forse per scominciare, occhio.